In un'antica gola della Tanzania vive una delle creature più incomprese del regno animale, l'avvoltoio grifone. Nonostante la sua lugubre fama, l'avvoltoio, come tutti gli animali spazzini, svolge una funzione essenziale in natura. Infatti si deve proprio a questo araldo della morte se la savana si mantiene un luogo salubre e vitale. Ogni giorno l'avvoltoio spiega le sue immense ali e parte per un epico viaggio a cavallo del vento. All'alba la gola si risveglia. In un fremito centinaia di avvoltoi affamati spiccano il volo. È questa una delle più vaste colonie di grifoni dell'intero continente africano. Il grifone è un uccello imponente. Un esemplare adulto può raggiungere i 9 kg di peso. Ma sfruttando le correnti ascensionali di aria calda riesce a librarsi nel cielo anche a chilometri di altezza. Dall'assù il lauto banchetto del Serengeti si spalanca sotto i suoi occhi. In queste praterie, le più ricche del mondo, vivono, si riproducono e muoiono milioni di animali. Se non ci fossero gli animali spazzini, questa terra sarebbe un immondezzaio. Qui, nell'immenso cratere dello Ngorongoro, vivono oltre 20.000 creature. Per gli avvoltoi, una promessa di abbondanza. Signori del vento scrutano il terreno alla ricerca di ogni minimo segno di agitazione. Il primo annuncio che la morte sta per colpire. Distratti dalla rivalità fra maschi, due congoni non si sono accorti del pericolo. A 3 chilometri di altezza gli avvoltoi hanno visto tutto. Quando il primo si lancia in picchiata, il cuore del congoni non ha ancora smesso di battere. La leonessa ha pochissimo tempo. Uccidere la preda è la parte più facile. Il difficile è riuscire a mangiarla. Gli avvoltoi si controllano l'un l'altro. Quando uno scende in picchiata, gli altri lo seguono. Sanno che laggiù c'è un pasto. La leonessa deve agire rapidamente. Da sola ha poche speranze di difendere la sua preda. Non le resta che tentare di nascondere la carcassa, ma non è un'impresa facile. Troppo tardi. Loro sono già qui. Gli avvoltoi sono animali molto cauti, non amano sfidare apertamente un predatore, tantomeno da soli. Preferiscono attaccare in gruppo e aspettare il momento giusto per agire.
È impossibile tenere un segreto nel Serengeti. La calata degli avvoltoi è stata vista anche a chilometri di distanza e queste iene sanno perfettamente cosa significa. Un leone tiene a bada una o due iene con relativa facilità, ma un intero branco è un'altra faccenda. Gli avvoltoi vedono arrivare il loro momento. C'è la possibilità di rubare addirittura un'intera preda a un leone. Un'occasione troppo bella per lasciarsela scappare. Con le ruvide lingue strappano la carne dalle ossa nel giro di pochi secondi. La leonessa non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo pasto, ma le iene riescono a convincerla. Ora finalmente potranno mangiare. Ma quando si avvicinano, della preda è rimasto ben poco. Persino sazi di carne, gli avvoltoi rifiutano di dividere il loro bottino. Decisamente non c'è giustizia a questo mondo. Nel giro di pochi minuti non rimangono che le ossa. C'è giusto una piccola costola per soddisfare uno sciacallo dalla gualdrappa. Questo capovaccaio pileato e ritardatario deve accontentarsi di qualche avanzo. Gli avvoltoi si sono talmente rimpinzati che hanno difficoltà a volare. Milioni di anni fa, fiumi di lava infuocata scaturirono dalla roccia e formarono un paesaggio di vulcani, la grande valle africana del Rif. È questa cenere vulcanica, ricca di minerali, a rendere la piana del Serengeti così fertile. Ma al termine della lunga stagione secca, le verdi praterie sono solo un ricordo. Gli animali in migrazione, assetati ed esausti, si trascinano a fatica sotto il sole infuocato. Da troppo tempo la terra riarsa e invoca acqua, elemento essenziale per la vita. Dall'oceano indiano arrivano le nubi che portano il sollievo. Acqua, finalmente. Molto di più che semplice pioggia, molto di più che acqua da bere. Questo è il catalizzatore più potente della natura. Penetrando in profondità nel terreno, l'acqua dà inizio al processo vitale. Viene innescata una straordinaria reazione. Il fango subisce una rapida trasformazione.
acqua, sali minerali e raggi del sole. Una miscela esplosiva. Nel giro di pochi giorni il Serengeti si ammanta di verde. La pioggia annuncia l'arrivo di milioni di animali attratti dall'erba succulenta delle pianure. Il temporale risveglia anche un'altra creatura che ora emerge dalla profondità del terreno. Lo scarabeo sterco raro. La sua comparsa coincide con l'arrivo delle mandrie in migrazione. L'aria risuona del battito delle sue piccole ali. Come per incanto, milioni di altre piccole ali si uniscono alla sua danza per celebrare la rinascita del Serengeti. Dopo un anno trascorso sottoterra, lo scarabeo è un po' intorpidito. E praticamente cieco. A guidarlo è soprattutto l'olfatto. Per la precisione, l'inebriante e irresistibile odore degli escrementi. E di escrementi qui ce n'è in abbondanza. Le mandrie in migrazione producono 4.000 tonnellate di sterco al giorno e gli scarabei stercorari lo divorano avidamente fino all'ultimo grammo. Come tutti gli animali spazzini, lo scarabeo stercoraro lotta strenuamente per conquistare la sua parte di cibo. Ogni piccolo ammasso di letame fresco è teatro di furibonde battaglie. Ma lo scarabeo stercoraro non si limita a mantenere pulita la savana. Ogni giorno questo insetto riesce a trasportare una quantità di sterco pari a 200 volte il suo peso. Ogni nuova produzione viene spazzata via nel giro di 3 minuti. In questo modo il letame, ricco di azoto, viene distribuito in ogni punto della savana, contribuendo a sostenere la vita di milioni di animali e, in ultima analisi, l'intera catena alimentare. Alcuni preferiscono sotterrare subito il bottino, altri preferiscono portarlo con sé. Ma anche la vita di uno scarabeo è densa di pericoli, rappresentati in questo caso da un giovane sciacallo dorato. Gli sciacalli non disdegnano qualche scarabeo ogni tanto, ma questo cucciolo deve ancora imparare a prenderli. Tuttavia è entrato immediatamente nello spirito. Ci deve essere qualcosa di estremamente appagante nello sterco. Gli adulti, a quanto pare, hanno superato certe forme di esuberanza giovanile. Per trascinare le sue palle di letame, lo scarabeo stercoraro procede a ritroso. Ma non sembra avere un'idea molto precisa di dove stia andando.
Poco male. Il suo corpo sembra fatto apposta per rimbalzare. E il suo straordinario senso dell'olfatto lo guida sempre dritto sugli escrementi. Come tutti gli erbivori del Serengeti, anche questa testuggine leopardo deve molto allo scarabeo stercoraro. La savana pullula di banditi. Ma lui non ha certo fatto tanta strada per cedere il suo tesoro al primo venuto. Lo sconfitto sembra inconsolabile. All'inizio della stagione la raccolta di sterco serve unicamente a scopo alimentare. Ma più tardi, soddisfatta la fame, i maschi raccolgono palle di sterco ancora più grosse per farne dono alle femmine. Un perfetto dono nuziale. A cavallo della palla di sterco, la femmina si lascia trasportare mentre il maschio cerca un punto dove la terra è più soffice. Poi, con il suo dono nuziale, la femmina scompare nel terreno. Sottoterra la femmina rimodella la palla di sterco. A un'estremità deposita un unico uovo, ricoprendolo con cura. Ma nemmeno sottoterra si è al sicuro dai predatori. La mangusta fasciata è molto ghiotta di scarabei stercorari. La mangusta è un animale opportunista, si ciba di quello che trova. Ma nel Serengeti esiste anche il cacciatore puro. Il licaone. Si incontra di rado perché è in via di estinzione. È un maratoneta infaticabile al seguito dei branchi in migrazione. Questo feroce canide è un predatore, non un animale spazzino. Le sue prede ama uccidere da sé. Lontani dal dramma che si consuma nella pianura, gli avvoltoi osservano dall'alto e aspettano il loro momento. La prospettiva di un pasto accende le speranze. Arriva anche un corvo dal collo bianco. È un uccello molto astuto, sempre pronto a volgere la situazione a suo vantaggio. Ha già capito dove i cani porteranno la preda. La femmina dominante ha di recente partorito dei cuccioli. E la funzione del branco è una sola, nutrire la famiglia. Il piccolo corvo sa di non poter competere con gli enormi avvoltoi e i feroci cani adulti. Ma qui, nella tana, può essere più facile riuscire a rubare qualche boccone. I cuccioli creano una gran confusione e per un ladro è certo un vantaggio. Il problema, però, è che sono anche tanto curiosi. Frustrato, il corvo prova a rivolgersi a un grifone. Ma non c'è codice d'onore tra i ladri. Qualche boccone ogni tanto sarebbe sufficiente, ma è difficile richiamare l'attenzione di un avvoltoio affamato. Con tre specie diverse di avvoltoi che ora gli rubano il pasto, il corvo tenta una nuova tattica. Decide di affrontare il gigantesco avvoltoio orecchiato. Thank you.
ma l'ultima parola spetta al Licaone. La festa è finita e tutti i ladri prendono il volo. Durante la stagione delle piogge la vita è facile. Abbondanza d'acqua significa abbondanza di cibo per ogni creatura del Serengeti. In questi giorni d'abbondanza gli animali spazzini raccolgono i rifiuti e mantengono pulita la savana, restituendo nutrimento alla terra. Più che spazzini, in realtà sono potenti alchimisti. Tramutano la morte in vita. Nella gola, intanto, sono in corso i preparativi per un grande evento. È la stagione dell'accoppiamento e c'è un'intensa competizione per aggiudicarsi le sporgenze migliori. I grifoni vivono in colonia e raggiungono la maturità sessuale solo al termine del 7° anno di vita. Nonostante il corteggiamento sia breve, il legame che si instaura è molto forte. Può durare tutta una vita. Ma la stagione dell'abbondanza è breve. Poche settimane e le verdi praterie cominciano già ad avvizzire. Il vento annuncia l'arrivo della stagione secca e le grandi mandrie sono scomparse. Ora, negli immensi spazi aperti del Serengeti, l'unica traccia del loro passaggio è un cumulo di ossa spolpate, corna e brandelli di pelle. Questi resti non sono di alcuna utilità per gli avvoltoi, ma ancora costituiscono cibo per insetti e batteri. Con la scomparsa delle mandrie, per gli animali spazzini il cibo si fa scarso, ma la pianura riarsa riesce ancora a sostenere questo branco di bufali. Quando il cibo scarseggia, le iene si tramutano in predatori. Agendo in gruppo arrivano persino a sfidare gli zoccoli più temibili del Serengeti. Nella confusione una femmina e il suo cucciolo si ritrovano separati dal branco. La madre difende il piccolo con tutte le sue forze, ma non può essere nello stesso tempo dappertutto. Le iene sono animali tenaci. Quando sentono l'odore del sangue non demordono. Il destino del cucciolo è segnato. La madre non può fare nulla per salvarlo. Per non morire a sua volta si allontana per raggiungere il branco. Alle sue spalle il primo avvoltoio è già arrivato. In queste occasioni le iene sono fameliche, non dividono la preda con nessuno. Solo un agile nibbio bruno può sperare di rubare qualche boccone a queste feroci mascelle. Sceglie con cura il momento per agire.
il piccolo capo vaccaio dovrà accontentarsi degli avanzi. Ma ai suoi piedi un'intensa attività di pulizia è già cominciata. Le formiche sono probabilmente i più efficienti animali spazzini che esistano in natura. A migliaia invadono la scena di un'uccisione, rimuovendo ogni particella di carne con precisione militare. Gli ultimi brandelli di carne finiscono nel formicaio e non c'è niente che le iene possano fare per impedirlo. Durante la stagione secca gli sciacalli dalla gualdrappa allevano i loro cuccioli. È un momento difficile, specialmente se c'è una iena che fa il suo bagno di polvere nelle vicinanze. La iena non sembra avere intenzioni minacciose, ma i cuccioli sono comunque in pericolo. La madre decide di intervenire. È più piccola della iena, ma ha denti aguzzi e ha tutta l'intenzione di servirsene. I cuccioli sono affamati, ma la madre ha esaurito il latte e la pazienza. Con le ultime forze che le restano si concede ancora una volta ai suoi piccoli, ma ormai è stremata. Giorno dopo giorno il Serengeti si trasforma in un deserto. In grandi colonne le mandrie riprendono la marcia in cerca di nuovi pascoli, seguite dalle immancabili sagome nere degli avvoltoi. È il momento dello spazzino più efficiente del Serengeti, il fuoco. Alimentate dalla vegetazione riarsa, le fiamme divampano voraci, distruggendo tutto e restituendo nutrimento alla terra. Per nulla intimidite dalle fiamme, le cicogne fanno man bassa di rettili e insetti messi in fuga dalle fiamme. La notte cala su un mondo sconvolto. Immancabili, i becchini della savana osservano e aspettano. Durante la notte gli avvoltoi riposano, ma il processo di decomposizione non conosce soste. Lentamente, inesorabilmente, gli elementi che compongono la vita vengono riciclati. Lo scheletro di una carcassa spolpata potrebbe impiegare anni a decomporsi. Così, dopo tutto, gli animali spazzini più piccoli sono forse i più importanti. Senza di loro il Serengeti avrebbe l'aspetto di un immenso cimitero. Ancora più resistenti delle ossa sono le corna. Eppure anche per queste esiste un animale, uno dei pochi al mondo, in grado di nutrirsene. È la falena delle corna. Vi depone le sue uova e le larve che ne fuoriescono scavano delle gallerie al suo interno.
Il tessuto corneo è composto da cheratina, come le nostre unghie, ed è praticamente impossibile da digerire. Ma queste larve secernono negli intestini un acido che lo rende assimilabile. Il fetore della decomposizione richiama anche un istrice. Anche questo animale è attratto dalle ossa, ma non esattamente per cibarsene. Prevalentemente vegetariano, l'istrice usa le ossa per affilare i suoi denti, accelerando in questo modo il processo di decomposizione. Alle prime luci dell'alba, l'istrice si ritira verso la sicurezza della sua tana. Nella gola degli avvoltoi l'alba annuncia un nuovo giorno. C'è un'insolita eccitazione. Due mesi dopo l'accoppiamento le femmine hanno deposto un uovo. Insieme i due genitori si alternano nella cova. Alcuni nidi hanno un aspetto piuttosto spoglio. Altri sono oggetto di mille cure. Ma ogni uovo può contare su un perfetto controllo climatico, covato nelle fresche ore della notte e schermato di giorno dai raggi del sole. Le fertili pianure dell'Africa possono offrire cibo in grande abbondanza, ma non tutto l'anno e non tutti gli anni. Gli avvoltoi hanno imparato ad adattare la stagione della riproduzione di conseguenza. In questo, come in ogni altra cosa, dimostrano la loro grande capacità di adattamento per riuscire a cogliere qualsiasi opportunità che il Serengeti abbia da offrire. L'istrice avrebbe dovuto tornare nella sua tana molto prima. Ora si trova costretto ad affrontare un branco di leoni. I suoi aculei sono un'arma temibile, ma incontri come questi non si può mai dire come possano andare a finire. La carne dell'istrice è deliziosa, una vera squisitezza, e i leoni lo sanno. Ma i suoi aculei possono infliggere ferite molto serie, persino mortali. Se non fosse per la sua armatura, l'istrice non avrebbe alcuna possibilità di vita. Questa volta i leoni non sono disposti a correre il rischio. Dopotutto ci sono tanti altri bocconi prelibati qui nel Serengeti. Talvolta può capitare che uno struzzo abbandoni le sue uova nella prateria. Gli sciacalli sono ghiotti di uova di struzzo, ma il guscio così liscio e scivoloso crea non poche difficoltà. Milioni di anni di evoluzione hanno portato lo struzzo a deporre un uovo appena un tantino troppo grande perché lo sciacallo possa afferrarlo tra le mascelle. E pensare che là dentro c'è quasi 1,5 kg di cibo. Che frustrazione. Per rompere un uovo di struzzo ci vuole uno specialista. Il capo vaccaio è costantemente alla ricerca di oggetti bianchi e lisci come questo. Per l'avvoltoio un uovo abbandonato è un'essenziale fonte di proteine. Questo uccello ha evoluto un'abilità particolare, grazie alla quale nessun uovo andrà mai sprecato. Il capovaccaio è l'unico uccello al mondo ad usare pietre come utensili. Non si tratta esattamente di intelligenza, è più che altro una forma di istinto. Ma qualunque cosa sia, il sistema funziona.
Finalmente il foro è sufficientemente grande per permettere al becco di perforare la membrana. Come sempre, quando c'è l'opportunità di un pasto, è bene mangiare in fretta, prima che la voce si sparga. La semplice rottura di un guscio d'uovo sembrerebbe un evento insignificante, ma la notizia si è già diffusa per tutta la savana. La prima ad accorrere è un'aquila rapace. Ma il peggio deve ancora venire. L'avvoltoio orecchiuto è più grande e più aggressivo di qualsiasi avvoltoio del Serengeti, persino del grifone. Quando si tratta di mangiare, l'ordine gerarchico va rigorosamente rispettato. Lo stesso vale per l'acqua. Durante la stagione secca, le pozze d'acqua esercitano un irresistibile richiamo su animali di ogni specie. Anche questo capovaccaio pileato ha sete, ma è uno degli avvoltoi più piccoli del Serengeti e viene spinto da parte. Quando le pozze cominciano a prosciugarsi, la battaglia diventa feroce. Gli avvoltoi utilizzano l'acqua non solo per bere, ma anche per lavarsi. Questi grifoni dal dorso bianco e di Rappel si concedono un bagno insieme. Non è un lusso, è una necessità. Considerate le sue abitudini alimentari, un avvoltoio alla fine della giornata si ritrova letteralmente ricoperto di sangue. Essiccandosi, il sangue può costituire un ostacolo al volo. Da qui il bisogno di lavarsi. Le pozze d'acqua sono un grande luogo di incontro, un'oasi di frescura e di abbondanza. Un'indispensabile fonte di vita per queste zebre, ma anche per i predatori. Nel giro di pochi istanti gli animali spazzini accorrono da ogni parte. La leonessa tenta di nascondere la sua preda, ma in alto nel cielo già spiccano le nere ali dei primi avvoltoi. La storia si ripete. Un'altra leonessa, sola, contro una moltitudine di ladri. Un marabù si unisce all'attacco. Si è già riunita una vera folla. La morte di un solo animale può essere un pasto per molti. Per separare la leonessa dalla sua preda comincia una pericolosa ed estenuante guerra di nervi. Gli avvoltoi hanno fortuna. Ma per poco. Gli sciacalli dorati non tollerano di dividere il pasto. Loro sono i più forti, i più aggressivi e si prendono tutto. Persino gli sciacalli dalla gualdrappa vengono respinti. A
Affamati e delusi, due sciacalli dalla gualdrappa attaccano un esemplare della loro stessa specie, un maschio che ha osato avventurarsi nel loro territorio. I due fanno sul serio. L'intruso ha poche speranze di uscirne vivo. Quando il cibo scarseggia, non esiste pietà qui nel Serengeti. Il più forte mangia, gli altri muoiono di fame. Ma è da sciocchi pretendere di agguantare un avvoltoio orecchiuto. Da 4 mesi ormai non si vede una goccia di pioggia. Sono tempi duri per gli animali della savana. Per gli avvoltoi, invece, è il periodo migliore dell'anno. Hanno calcolato bene i tempi per l'accoppiamento e ora sono in grado di affrontare le nuove responsabilità. I piccoli sono nati. Hanno 3 settimane di vita e crescono in fretta. I genitori rigurgitano dal gozzo bocconi di carne semidigerita e li offrono ai piccoli. Gli adulti mangiano solo dopo che i piccoli si sono nutriti, affidandosi alle riserve di grasso per sostenersi fino al pasto successivo. Oltre il crinale delle montagne, in volo nelle vastità del Serengeti, i grifoni sanno esattamente dove cercare. Lunghe colonne di animali si stanno dirigendo verso occidente. Marciano lungo i sentieri della memoria, verso un luogo che in passato ha offerto acqua e cibo. Ma quest'anno l'acqua è solo un ricordo. I grifoni li precedono in volo. Sanno dove le mandrie sono dirette, al fiume Grumeti. È una scena desolante. Quest'anno la siccità non ha risparmiato nemmeno questi pascoli. E il fiume è un fiume di polvere. Rimangono solo poche puzze fangose. Dall'alto, gli avvoltoi assistono all'avanzare delle mandrie verso il disastro. Scheletrici, allo stremo delle forze, gli animali avanzano un passo dietro l'altro. Non possono fare altro che andare avanti, cercando di resistere, finché non resistono più. Nel Serengeti il 70% dei casi di morte è dovuto a siccità, malattie o infermità, non agli assalti dei predatori. Questa leonessa non ha bisogno di uccidere, ha già una decina di carcasse a sua disposizione. Per non parlare degli avvoltoi, sono talmente satolli che non riescono nemmeno a muoversi. Questo è il momento delle mosche. Le loro larve divoreranno in fretta questa carcassa. I babuini non sono animali spazzini, anzi, di solito sono vegetariani. Ma di questi tempi la carne è l'unico cibo che riescano a trovare. Alla fine si rassegnano a sgranocchiare qualche avanzo di antilope. Non è l'ideale, ma può andare.
Qui c'è carne in abbondanza e altra ne sta per arrivare. Le zebre continuano a riversarsi lungo il fiume, ma le ultime preziose pozze d'acqua sono infette dalle carogne dei loro simili. Il fetore della morte impregna l'acqua. Spinte dalla disperazione, bevono piccoli, brevi sorsi di quell'acqua avvelenata. Pesci gatto, coccodrilli, ippopotami, uno accanto all'altro, assiepati nella minuscola pozza. Se non pioverà presto, sarà la fine per tutto. Ma per gli animali spazzini le cose non potrebbero andare meglio. La morte è il loro nutrimento. E questo, sì, questo è stato proprio un anno buono. Ingiustamente disprezzato, il grifone è in realtà un animale straordinario. Con la sua vista acuta e il suo cuore di pietra, è la migliore garanzia che la vita continui. I piccoli si preparano ad entrare in questo aspro mondo. Consumano già quasi un chilo di carne al giorno. Presto avranno raggiunto il peso dei genitori. A 5 mesi dalla nascita, una nuova generazione si prepara a spiegare le sue ali a cavallo del vento. I giorni dell'abbondanza stanno per tornare. Ancora una volta le nubi si addensano all'orizzonte. Ancora una volta questi neri giganti oscurano il cielo. E finalmente lasciano il loro carico prezioso. Per molti è ormai troppo tardi, ma per i sopravvissuti è il ritorno dell'abbondanza. Ancora una volta l'acqua feconda il terreno vulcanico e il mondo si trasforma. Dalle profondità della terra emerge il primo scarabeo sterco raro. La madre è morta, ma lui sa per istinto cosa fare. La siccità non ha significato nulla per lui. Nella sua breve vita lo scarabeo sterco raro conosce il Serengeti solo come un paradiso. Rinata a nuova vita, la prateria risplende di nuovo come un gioiello sotto il sole. A milioni gli animali cominciano a tornare. Una straordinaria abbondanza di vita che necessariamente deve essere bilanciata con la morte. E alla fine, tutti, sia prede che predatori, verranno rimossi dagli animali spazzini. Signori del vento, i grifoni vigilano dall'alto. Sono loro i veri guardiani del Serengeti.